Vorrei fare la domanda che ho fatto lo scorso anno a Flavio, indicandomi il suo pantheon dell'NBA. Io te ne chiedo uno per la stagione in corso: è Westbrook veramente la stella di massima grandezza dell'NBA o resta ancora un LeBron James piuttosto che uno Steve Curry? Guarda, a parte il Milan, che non fu una questione di libero arbitrio, io sono tifoso del Milan perché mia madre... Non ti ho chiesto cosa ne pensi del Milan cinese. No, e non ti risponderei comunque. La parte del Milan, che proprio non ho avuto libero arbitrio, mia madre ha accettato di essere sposata da un tifoso del Genoa a condizione che abbiurasse, quindi mia madre proprio sull'argomento non era trattabile. Io tendenzialmente sono sempre stato tifoso di gli altri, proprio non un tifoso dell'Olimpia, bensì della Pallacanestro Milano, cioè Mobil 4, cioè, sempre per quegli altri. Non tengo mai tenuto ai Lakers, sempre tenuto ai Clippers, che proprio questa qua è una scelta di campo. Quindi io non voterei nessuno di questi nomi qua come miglior giocatore di questa stagione, ma voterei per il playmaker dei Boston Celtics, Isaiah Thomas, perché l'ho visto giocare tante volte, tantissime volte, e ho sempre pensato che avesse qualche cosa di inspiegabile. È veramente piccino. È come io ero innamorato di Iverson, che nella sua vita non aveva mai tirato su un peso se non fosse la penna con cui scriveva, e che ha sempre vissuto l'antitesi dello sport come percepito nel mondo latino, cioè la scaltrezza. Il furbo è ottenere un calcio di rigore simulando. Questo ragazzo qua era 1,78 e pesava 69 kg ed è andato al ferro tutta la sua carriera contro gente di 2,20 e 140 kg che lo riduceva in briciole ogni volta, e lui si è sempre rialzato e ha detto: guarda che torno, eh? e torno, e ha passato come Michael Jordan ha passato la sua vita sopra il ferro, lui l'ha passata ad andarci perché non ci poteva andare sopra e tornare. Io non ho mai visto così tanto animo in un giocatore, tranne che in questo qua ha lo stesso principio, tira molto meglio di Iverson come tiratore, però è un giocatore che ti dice: io rappresento la cultura da cui provengo, io gioco come si giocava una volta, però c'ho la maglia della squadra più famosa degli Stati Uniti su, che è andata molto male negli ultimi anni, e lui ha ridato secondo me al pubblico un giocatore per cui valeva la pena di andare alla partita, perché aveva lo spirito di quelli degli anni 80. Secondo me l'MVP romantico di una stagione NBA è un giocatore così.